siamo dell'istituto Alcide De Gasperi di Borgo Valsugana e insieme ad altre scuole di tutto il Trentino come il Marie Curie o il Michelangelo Buonarroti e altre che mi ricordo. Abbiamo costruito questo differenziatore di materiali che comincia con un selezionatore di base che seleziona i materiali in base alla forma, al peso e alla dimensione. Allora, per esempio la forma, un oggetto sferico non riesce a superare la prima selezione. Per quanto riguarda il peso, il materiale arriva a questa fotocellula che dà un impulso al timer che fa partire il tempo. E quando il materiale più o meno sarà alla sommità del nastro, partirà una ventola che farà volare via, il polistirolo in questa rete. Quanto riguarda la dimensione, qualora abbiamo un materiale piccolo, il cubo non riesce a passare attraverso questa griglia vibrante in quanto il buco è troppo grande e quindi cadrà nella cavità. Se invece un materiale è di dimensioni ordinarie come questo cubo, riesce a passare attraverso la griglia cadendo in questo buco. In questo buco c'è un canalizzatore nel quale i materiali vengono divisi e ne viene passato uno alla volta per evitare che i laser debbano lavorare su più materiali contemporaneamente. Mi chiamo Luca. Io sono Alice. Questo macchinario serve per riconoscere il ferro. Quando l'oggetto arriva in questa posizione, il raggio che influenza la fotocellula viene interrotto. Il braccio si abbassa e... Il magnete, praticamente questo qui è un magnete che attira il ferro. Quindi il materiale ferroso viene preso e qua il magnete allenta un po' la tensione in modo da rimetterlo, da buttarlo in questa scatola. E poi, se invece non è un materiale ferroso, come ad esempio alluminio o ottone, va avanti su questo nastro trasportatore. Io sono Dario. Io sono Michele. E qui abbiamo un selezionatore di alluminio e ottone. Praticamente il cubo passa qui sotto e viene illuminato da tre LED. Questi tre LED fanno in modo che una fotoresistenza dia a Arduino tre valori diversi. Se questi tre valori risultano in scala con l'alluminio, questo nostro braccio meccanico seleziona il blocco e lo sposta nel circuito. Infatti una volta che Arduino riconosce che il materiale è alluminio, questo LED rosso, che rimane acceso per il resto del tempo, si spegne e si illumina il LED verde. Si apre il servo, in questo modo, e fa passare un certo periodo di tempo, dopodiché si chiude, spingendo fuori il materiale. Dopodiché si illumina di nuovo il LED rosso. Quest'altro dispositivo è identico, il funzionamento è identico, solo che riconosce un diverso tipo di materiale, ovvero l'ottone. Ciao, sono Federico. Questo qui è l'ultimo rullone in quale passeranno gli ultimi cubetti. Rimarranno solo i cubetti in rame. Passeranno sotto questo metal detector che riconoscerà un tipo di... che è in grado di riconoscere un tipo di metallo. Quando passerà il cubetto, se sarà un metallo, questo sportello si attiverà e farà cadere appunto all'interno il cubetto metallico all'interno della scatola. Potranno passare quindi solo gli elementi in plastica. I materiali plastici rimanenti cadono in questa bilancia che è un selezionatore di materia plastica e in base al peso li smista o nella parte pesanti, cioè da questa, o nella scatola dei materiali plastici leggeri dall'altra.